anche logico. Contenti di Kurtic, direttore? Ultimamente insomma sta dando qualche segnale di crescita, anche se da un giocatore del suo talento ci si aspetta che incida ancora in maniera più significativa. Beh sì, però è un giocatore giovane, che ha fisico, ha forza, ha buoni piedi, ha qualità che possono sicuramente farlo migliorare molto. Quindi abbiamo il dovere di insistere su di lui. Zavi, recuperato dall'infortunio, è partito molto bene ieri. Ecco, Gianpiero Gasperini lo considera una valida alternativa ai due trequartisti titolari, ovvero a Ilicic e Brienz. Il Palermo potrà contare su Eran Zavi magari nella seconda parte di questo campionato? Ma queste sono risposte che dà sempre il calciatore, dà sempre il campo. Se il calciatore dimostra di volere fortissimamente imporsi, beh, il campo parlerà chiaro. Quindi noi ci muoveremo a seconda di quello che il campo dirà. Direttore, le giro qualche considerazione da parte dei tifosi che chiaramente stanno scrivendo in massa, direi, in questo momento. Grande Pietro Monaco, qua ci chiedono, arriveranno sicuramente dei calciatori pronti, strutturati, già insomma capaci di dare un contributo importante da subito? Arriveranno solo calciatori italiani oppure anche in Sud America, che è il suo bacino d'utenza prediletto, ci sono già calciatori pronti a fare la differenza? No, arriveranno calciatori. Arriveranno calciatori. Io non guardo mai la provenienza del calciatore, ma lo spessore è quello che può essere la potenzialità del giocatore rispetto alle esigenze della squadra. Poi, direttore, le fanno i complimenti per l'iniziativa promozionale, insomma, legata allo sconto dei ticket, dei biglietti per la gara contro la Juventus, premiati tutti gli aficionados che si sono presentati al derby, e le chiedono insomma anche se riuscirà nel miracolo, perché questo tifoso lo definisce così, di far sedere Fabrizio Miccoli ad un tavolo prima che si arrivi a giugno. Intanto parlo del discorso della partita, sì. Il gesto nostro mi sembrava doveroso nei confronti dei nostri tifosi, che sono sicuramente in condizione di riempire la favorita. E capisco anche che ci siano tanti palermitani tifosi della Juve, ma la gente nostra, mi piacerebbe vedere uno stadio pieno della nostra gente. Chi, pur essendo palermitano, tifa Juve, sa che questo è un biglietto di fascia 1, di prima fascia, sa che necessariamente deve fare un sacrificio e lo farà, mentre invece i nostri tifosi, quelli che tifano Palermo, penso che sia stato doveroso da parte nostra fare un gesto del genere. Mi auguro che solo loro bastino per riempire la favorita. Per quanto riguarda Miccoli, c'è la seconda parte della domanda. Ecco, adesso Fabrizio sembra un po' restio, forse alcune frasi tra virgolette un po' incisive, un po' ad effetto di Maurizio Zamparini sulla sua autonomia fisica, diciamo così, lo hanno un po' ferito e adesso si sta togliendo il sassolino dalla scarpa. Ma io, al di là di quelle che sono le dichiarazioni a caldo eccetera eccetera, io insisto sempre su un discorso: non mi va di sentir parlare di giocatore anziano, di giocatore... Miccoli non è un giocatore anziano, Miccoli è un giocatore giovane. Ah, che bello sentirglielo dire. Davanti, ancora 3-4 anni davanti. Ottimo. È un giocatore fisicamente in condizione di reggere lo sforzo. È un professionista serio che si allena, quindi... io sono fiducioso che lui possa essere quell'atleta che è e dare ancora tanto al Palermo. Sta lavorando insomma per farlo sedere a questo tavolo, direttore, ce la facciamo prima di maggio-giugno, sì? Dipenderà soltanto da lui. Lo so, lo so.
Noi confidiamo nelle sue grandi capacità manageriali e nella sua arte persuasiva, direttore. Confidiamo noi, chiaramente confidano anche i tifosi del Palermo. Anche perché, insomma, direi cristallizzare la figura di Fabrizio Miccoli, che è un calciatore simbolo, emblema, bandiera, magari anche con un futuro post campo, quindi nei quadri dirigenziali del club, sarebbe una cosa meravigliosa. I tifosi si auguravano che accadesse con Corini, con altri giocatori altrettanto importanti. Non è accaduto, ecco, magari Miccoli potrebbe essere un'inversione di tendenza in questo senso, no? Ma il Palermo sicuramente sente tutto questo attaccamento alla maglia da parte di Miccoli, e noi stessi ci auguriamo che questo connubio possa durare ancora per parecchio. Ripeto, purtroppo le volontà sono da ambo le parti, quindi non è una volontà unilaterale, ma dobbiamo necessariamente sederci attorno a un tavolo. Lo faremo, e io confido, ripeto, nel buon senso. Allora, direttore, prego, concluda. Che poi alla fine si possa sistemare tutto per il meglio. Allora, Marco ci dice: direttore, lei sta facendo ritrovare ovviamente il senso di appartenenza ai colori, a tutti i tifosi rosanero. Ha detto anche una frase importante, cioè: per indossare questa maglia bisogna saperne sopportare il peso e la tradizione. Ecco, in quest'ottica, ragazzi ancora un po' acerbi come Viola e Labrin potrebbero partire? Qualcuno sì, è inevitabile che dovranno trovare spazio altrove, altri rimarranno perché l'organico deve essere sicuramente di una certa consistenza, e quindi ci saranno delle partenze che saranno compensate da arrivi. Direttore, questa domanda gliela faccio io: perché il club ha sentito il bisogno di fare un comunicato dove si specificava che il suo arrivo non preludeva in nessuna maniera a un'uscita di scena di Maurizio Zamparini? Ecco, sono arrivati degli spifferi in questo senso, perché questa precisazione? Ma per lo stesso motivo per cui evidentemente al presidente sono arrivate delle voci che paventavano un suo disimpegno, e quindi il presidente ci ha tenuto a puntualizzare che non di disimpegno si tratta, bensì della volontà di fare sempre meglio in un prossimo futuro. Intanto c'è da salvare questo campionato e far sì che l'anno prossimo si possa ripartire di nuovo dai nastri di partenza di questo campionato con ambizioni di un certo spessore, e queste ambizioni Zamparini esiste, cioè non si disimpegna. Perfetto, questa è una grandissima notizia. Triestina, Maurizio Zamparini sembra vicino, insomma, a concludere l'acquisto di questo club. È quella società satellite a cui vi riferivate in un primo momento, che potrebbe diventare un serbatoio e una sponda importante per il Palermo? Io penso che grossi centri non possano essere delle società satellite, però oggi il calcio va verso una globalizzazione, nulla osta che grossi centri attualmente in disgrazia possano essere in qualche modo presi sotto la custodia di un club importante, di un club di A, anzi la prossima normativa probabilmente consentirà questo, cioè quella alle società di Serie A di avere la disponibilità di un club di seconda fascia. Quindi bene fa il Palermo, chi per il Palermo, a guardarsi attorno, e qualora ce ne fossero le possibilità di far sì che il calcio possa ritornare a certi livelli in piazze che in questo momento, ripeto, è un po' dimenticato. Allora Paolo, io ci provo, direttore, poi la salutiamo, e non garantisco chiaramente a Paolo il risultato, perché sappiamo che è dirigente particolarmente scaltro il nostro Pietro Lomonaco. Lui ci chiede se Benussi e Wicani da questo momento partono alla pari, e se Carrizzo è sempre un suo pallino. Palermo ha
grande musica, ai cani, a Bichetto. Quindi il fatto che Carrisso è un buon portiere non significa assolutamente niente, ma Palermo i suoi portieri ce li ha. Perfetto, direttore. Allora, se lei vuole lanciare anche un messaggio agli abbonati, perché queste continue riduzioni chiaramente del prezzo dei biglietti hanno entusiasmato gran parte del pubblico, ma a qualche abbonato chiaramente non ci è rimasto benissimo, perché ha detto: io avevo investito ad occhi chiusi sulla squadra, adesso insomma mi vedo i biglietti settimanalmente ribassati. Cosa vogliamo dire a chi ha sposato la causa del Palermo ad occhi chiusi? I prezzi stanno sicuramente sopra la quota parte calcolata in riferimento agli abbonamenti, quindi sotto questo aspetto è sempre comunque tutelato. Poi per gli abbonati si sta pensando nelle prossime settimane a qualche altra iniziativa, perché mi sembra corretto anche nei loro confronti dimostrargli la nostra vicinanza. Direttore, noi la ringraziamo, la salutiamo anche con una sorta di monito da parte di un nostro tifoso che dice: Pietro, hai fatto la storia del Catania per 7 anni, adesso dopo soltanto pochi mesi ti senti già rosanero nel cuore, nel DNA? Ormai sei a tutti gli effetti uno di noi? Io sento come se fosse già casa mia, quindi Palermo ce l'ho già dentro, ragiono già da Palermo, non ci sono assolutamente remore sotto questo aspetto. D'altra parte l'ho detto non appena mi sono insediato, ho il modo di pensare che quando arrivo in un posto la considero un po' come fosse casa mia, e quindi ne prendo tutto: umori, partecipazione, modo di essere. Allora, direttore, io ho scritto di mio pugno un editoriale dove l'ho proprio definita uno straordinario mental coach e le ho dato anche meriti notevoli nella preparazione psicologica del derby, gara che ha vinto la squadra di Giampiero Gasperini, ma che ha vinto un po' anche lei ogni giorno della settimana di vigilia. E ci piace insomma chiudere con questa frase: il Palermo aveva gli occhi di Pietro Lo Monaco sabato sera contro il Catania, e noi ci auguriamo che ogni settimana questa squadra abbia gli occhi di Pietro Lo Monaco. Significherebbe insomma approcciare la gara dal punto di vista mentale e motivazionale nel modo migliore. È d'accordo, direttore? Beh, io penso che il contributo dato da tutti possa far sì che il gruppo lieviti, no? È importante la presenza della società, è importante che il gruppo senta che c'è una società partecipe, una società viva, una società che sente le cose. Quindi sotto questo aspetto devono stare tutti quanti sereni, che noi continueremo ad essere presenti. Perfetto, direttore, noi le auguriamo chiaramente buon pomeriggio, buon lavoro e in bocca al lupo per il prosieguo della sua avventura rosanero. Grazie. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.